Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge e degli emendamenti presentati. Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Informo l'Assemblea che in relazione al numero di emendamenti presentati la Presidenza applicherà l'articolo 85 bis del Regolamento, procedendo in particolare a votazioni per principi o riassuntive, ai sensi dell'articolo 85,8 ultimo periodo, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare. A tal fine il gruppo Movimento 5 Stelle è stato invitato a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Passiamo all'esame dell'articolo unico e dei relativi emendamenti. Se nessuno chiede di intervenire, invito il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo unico segnalati per la votazione. Prego, la parola al relatore. Grazie Presidente. Per tutti gli emendamenti c'è una richiesta di invito al ritiro o in mancanza parere contrario. Il Governo. Parere conforme. Passiamo ai voti. 1.17, Caparini ed altri. Parere contrario di Commissione e Governo. Non ci sono interventi. Dichiaro aperta la votazione. Ci siamo? Allora, Gigli, chi altro non riesce a votare? Fitzgerald, Vezzali, Borghi, Zaratti, non era Borghi, Rubinato, Rampi. Palmieri. Manca qualcun altro? Non mi sembra. Dichiaro chiusa la votazione.